È un'azienda storica sul territorio. Ha garantito negli anni posti di lavoro e quindi stabilità a tante famiglie della città, smentendo con i fatti il classico legame, che sembra esclusivo, che c'è tra l'economia di Aquino e dei paesi limitrofi con lo stabilimento FCA di Piedimonte San Germano. Ma c'è anche altro, oltre l'automotive. E la Weber Saint-Gobain lo ha dimostrato, creando occupazione e quindi ricchezza. È per questo che all'azienda è stata attribuita dal Consiglio Comunale di Aquino la cittadinanza onoraria. È stata una giornata di festa, da quello che vedo, ho visto, oggi ad Aquino. Quindi la città che ha pensato alla Saint-Gobain, all'azienda che è nel suo territorio, questo indubbiamente fa molto piacere anche alla Saint-Gobain. Io a nome della Saint-Gobain ho ringraziato il signor sindaco, i consiglieri e tutta la cittadina, ed è questo sicuramente un momento di rinsaldo tra chi vive in questo bel territorio e l'azienda. La scelta della cittadinanza onoraria alla Weber viene in qualche modo decisa perché la Weber ha saputo dare a questo territorio una continuità, una certezza, ha saputo creare uno sviluppo sostenibile e importante. Giornata di onorificenza in occasione del 75° anniversario del bombardamento della città. Il Consiglio ha così attribuito la benemerenza ad un cittadino di Aquino, cuore del premio Giovenale, ma non solo. Il suo impegno per lo sport nella città è infatti iniziato negli anni 60 e ancora non si è fermato. Io accetto volentieri il premio Giovenale, che è un premio importante perché, lo dico con un po' di presunzione e un po' di compiacimento, è diventato un evento internazionale che valica i confini degli oceani addirittura. Ma sono forse ancora più soddisfatto della mia attività di educatore nella pratica sportiva, non un pedagogo astratto, ma un pedagogo nel campo, nel comportamento, così come mi hanno insegnato i miei genitori. Ernesto Pellecchia lo conosciamo tutti, Ernesto Pellecchia è un esempio di vita per tutti noi, per il suo impegno culturale, per le doti umane, per le virtù, per quanto di positivo riesce a trasmettere non solo a noi ma anche alle generazioni future. È una persona che entra a gamba tesa con diciamo, la sua verve, ma soprattutto con i suoi buoni consigli in quelle che sono tutte le tematiche che riguardano il territorio.